Allora, questo è un breve outfit perché sto andando fuori a pranzo per festeggiare un compleanno particolare e quindi, dato che c'è un sole splendido, le temperature sono primaverili, ho deciso di creare un outfit per metà primaverile e per metà ancora un po' caldo. Invernale, per modo di dire. Allora, il punto focale di quest'outfit è questo top, perdonate il caos dietro, è questo top da bambola. Io amo fare un po' la bambola ogni tanto e insomma, questo è un top particolare, adesso ve lo faccio vedere. È questo top fatto così. Con queste maniche a giro, questo collo tondo, ma abbastanza ampio, e poi scende in maniera gonfia dietro, effettivamente dà l'impressione di avere la panzetta, di essere un po', di essere incinta. Ma così non è, questa è solo aria, è aria della maglia. Ed è particolarissimo perché è fatto sotto in cotone rosa ed ha questa fantasia floreale. Io ammetto, la fantasia floreale mi piace tanto, se è abbastanza delicata, la amo quasi. E poi amo questi colori molto primaverile, molto pastellosi. Il bello di questo top è che sembra realizzato a mano. Con fili super delicati, tutto intarsiato da dei fili dorati. Adesso cerco di farvelo vedere. Comunque, vedete tutta questa luminosità prodotta da questo color oro, da questo filo dorato che praticamente fa da contorno a tutti i fiori. Vedete? Sembra effettivamente una stoffa da divano, lo ammetto. Sembra una stoffa da divano e mi fa un po' sorridere questa cosa, però mi piace tanto, ha l'apertura laterale e l'effetto mi piace un sacco e io ho tanti top con questo effetto bombato qui oltre praticamente un po' sopra l'ombelico. Questa è una M e questa la trovate sul sito choyes.com o coyes.com, non ho ancora effettivamente ben capito. Comunque, siccome sotto ho abbinato questo pantalone di Bershka che penso vedrete a fianco a me, in base a come deciderò di montare questo benedetto video. Comunque, questo è il pantalone, è un pantalone in cotone azzurro, molto semplice, basico. Siccome ho deciso di indossare questo pantalone azzurro, ho indossato questa giacchina della Sisley, questa giacchina in velluto a costine, rosa antica, perché rosa antico? Perché poi le scarpe, che sono delle ballerine, sono dello stesso colore della giacca. Sono delle ballerine che ho preso in un negozietto, sempre della mia città, che gestisce una ragazza cinese. Eccomi, e sono appunto rosa antiche e poi hanno il pelo color nocciola. Siccome appunto non fa freddissimo, ma non fa nemmeno caldo, e io sono comunque tendenzialmente freddolosa, ho optato per queste ballerine senza calze, che sono appunto queste. E forse le avete viste, quindi questo è l'outfit. Come accessori. Ho deciso di indossare questo anello di Bijou Brigitte che ho preso dalle parti della Gaudigarda, non mi ricordo adesso bene dove, in qualche città, che è appunto dorato e poi ha questa pietra rosa molto chiara e come orecchini, questi piccoli orecchini con la perlina, questi orecchini qui in oro che hanno la perlina al centro. E, come trucco non ho nulla, nel senso che ho solo una riga di eyeliner. Però
color oro. Ora, io spero che l'outfit vi piaccia, è davvero super super semplice, ma questo top da bambola. Non ho un tipo di stile ben preciso e delineato. Mi piace ogni tanto fare la bambola, mi piace ogni tanto vestirmi da maschiaccio, essere sportiva, a volte più elegante, più bon ton. Insomma, dipende da come mi sveglio quella giornata e dipende dove devo andare e con chi devo andare da in un determinato posto. Quindi, oggi volevo essere molto bambola e poi io sono una che ama il rosa antico e quindi spero che questo outfit vi sia piaciuto. Un bacio e al prossimo video. Ciao!